Ore 9. Colazione. Secondo problema. Mangiare. Non ce n'è. Ma qui, 8 mesi l'anno, fa un freddo cane. E se non mangi, svieni. Ottavia Piccolo, in donna non rieducabile, a Lucignano, un piccolo grande caso della scena teatrale italiana, firmato da Officine della Cultura e programmato nei teatri italiani stagione dopo stagione, ma ora più che mai attuale. Scompaiono, così all'improvviso. I militari russi li caricano sui camion, non se ne sa più niente. Comincia la ricerca. Domandare, chiedere, pagare. Scritto da Stefano Massini, diretto da Silvano Piccardi e l'adattamento in forma teatrale dei brani autobiografici e degli articoli della giornalista russa trovata morta il 7 ottobre 2006 nell'androne della sua casa, uccisa da 4 colpi di arma da fuoco. Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa nel 2006. Beh, è un simbolo della libertà d'espressione, della libertà, la libertà in generale. E quindi con la festa della Toscana aveva proprio a che fare. E qui parliamo di diritti, il diritto di dire quello che si pensa è sempre la cosa più importante. Quindi, che dire, questo nostro lavoro che portiamo in giro ormai da 15 anni racconta questo. Che vogliamo essere liberi, liberi di parlare, di scrivere e di dire quello che pensiamo. E non cammino in Cecenia con il passamontagna nero fisso sul viso, come fanno le truppe russe, per un motivo che ignoriamo.